Ciao ragazze, oggi volevo farvi un video velocissimo sul trucco che ho realizzato. Me l'hanno chiesto delle amiche. Il trucco è veramente molto banale, come mio solito. C'è un caldo che si muore. Allora, ho struccato solo un occhio per velocizzare perché ho poca batteria. Comunque ho steso stamattina alle 7:30, sono le 18:10. Il fondotinta ho fatto finish di Catrice con il pennello della Delium 1957, questo qua, che è secondo me il miglior pennello per stendere il fondotinta, è veramente stupendo. Sulle guance ho messo il blush Pantao della Sleek, che è questo qui aranciato, che è un colore veramente molto molto bello, ed è così da stamattina, non l'ho più ritoccato, veramente stupendo. E poi ho realizzato un leggero contouring con il duo della Elf e il pennello sempre della Delium, il 942. E poi, allora, andiamo a vedere sull'occhio. Sull'occhio vado a stendere una base, un primer, questo qui è quello di Elf, e lo andiamo a stendere con il dito. Il trucco è veramente molto molto semplice. Ho utilizzato due prodotti della Kiko e due prodotti della NYX che mi ha portato Daniele dal Canada. E poi cos'altro ho usato? Non me lo ricordo, ora ve lo faccio vedere. Allora, all'interno dell'occhio applico il Light Gold del Watery Shadow, è il numero 2, ed è questo qua dorato molto chiaro. Prendo un pennello morbido, io ho usato questo qui della Crown Brush, e lo prendo bene, ci avviciniamo magari un goccino. Ok, e lo applico all'interno dell'occhio, un pochino anche sotto. Devo andare velocissima perché sono senza batterie, non ho il caricabatteria da muro, e dal computer se l'attacco non posso registrare. E stesso colore vado, mi sono struccata malissimo, però anche le lenti, per cui non più di così non volevo strofinare. Questo qui è un po' di eyeliner ancora della NYX, che comunque ora vado a rimettere, e metto un po' di dorato anche sotto l'arcata sopraccigliare. Ne mettiamo ancora un goccino al centro. Ok, poi metto l'ombretto della NYX, che non avevo mai comprato gli ombretti della NYX, sono veramente validi. Questo qui è il Golden Bronze, e applico l'ombretto con il 239, però mi serve uno specchietto. Ecco fatto. E lo metto al centro dell'occhio. Sulla palpebra mobile. Sempre con lo stesso ombretto lo prendo con la punta del pennello e lo vado a mettere sotto l'occhio invece. Lo tiro ancora leggermente verso l'interno e vado a sfumarlo un pochino con questo pennello. Così. Poi nell'angolo esterno invece metto sempre un prodotto della Kiko, il bronze, il numero 6, sempre Watery Shadow, sono degli ombretti che veramente adoro, questo qua, e lo applico con un pennello della Crown Brush, però un po' morbido, e con questo lo prendo bene in punta e vado nell'angolo esterno e nella piega. Allora, io gli ho dato una forma un po' a punta, per cui cerchiamo di farla uguale. E lo tiro anche un po' verso l'interno. E poi per sfumarlo prendo invece il pennello che avevo usato con l'ombretto dorato, per evitare di andare a scurire troppo in alto. Con questo pennello invece sporco di un ombretto chiaro vado a sfumare un pochino i contorni, o con un pennello pulito.
Soprattutto io ho problemi in questo punto qua, perché se mi fa la macchia scura lì, poi non mi piace il trucco. E quindi lo sfumo bene lì. Il trucco è veramente molto banale, eh? Cioè non è niente di... Ora vediamo se li ho fatti uguali, lo tiriamo ancora un goccino più su. Vado bene nella piega. Così, a questo punto vado con l'eyeliner che è questo qui ed è Extreme Coffee si chiama, è sempre della NYX, è un bellissimo marrone bronzato. Eccolo qua, veramente molto molto bello e vado... vicinissimo alle ciglia. Allora, questa è un'operazione che da fare con lo specchietto in mano è terribile. Qua poi ho tirato un po' fin fuori l'aletta, che intanto viene abbastanza leggera perché è un po' coperta dal bronzo che c'è sotto. Mi fosse venuta così bene stamattina sarei stata contentissima. Poi come mascara invece, dove l'ho messo? Ce l'avrò qua dentro? No, come mascara ho applicato l'Infinite Lashes di Astra, che è un mascara con cui io mi trovo molto bene perché mi piace molto l'applicatore, che è leggermente curvo ed è in silicone. E lo metto anche sotto. L'applicatore curvo qua non aiuta invece. Ok, all'interno dell'occhio ho messo un goccino di matita nera e ho usato, ho dietro solo questa qui della Miss Broadway, per cui ho usato questa. Ovviamente sarebbe meglio mettere prima la matita nera e poi il mascara, però... Così. Sulle labbra ho messo un rossetto di Kiko che quando avevo preso poi non mi era piaciuto tanto, invece devo dire che l'ho rivalutato. Questo qui è di non so quale collezione... perché non si legge più niente, comunque sia potrebbe essere l'estiva dell'anno scorso se non di 2 anni fa, è il numero 3 e non è rosso come sembra in camera, invece è molto neutro. Però mi piace molto perché lascia le labbra morbidissime e il colore dura anche abbastanza. Sto continuando a sudare, sull'autobus c'erano 12.000 gradi. Ok, come cipria avevo poi, non so se l'ho già detto prima ma mi pare di no, avevo messo la Skin Finish della Catrice, con cui mi sto trovando discretamente bene e l'ho applicata con questo pennello della Cuba Beauty che è l'SP03, che è un bel pennellone da cipria. Tra l'altro è finito all'interno della zip della pochette della trousse da trucco che mi porto dietro, però fortunatamente non si è rovinato perché mi sarebbe dispiaciuto tanto. E questo è il trucco, è molto semplice in realtà, mi è stato ispirato dai colori che ho oggi addosso, che sono questa magliettina con le maniche bellissime di motivi che ho preso nuova e ho la gonna dello stesso colore e un cinturone marrone, allora ho detto mi trucco così sul bronzo
E per il blush non ve l'ho detto, ma ho usato questo pennello della Real Techniques che è veramente fantastico. E niente, il trucco è finito, cioè era veramente molto banale, ma l'avevo detto. Già che ci sono, vi faccio vedere le altre cose che Daniele mi ha portato dal Canada. Allora, la prima è una matita sempre della NYX, è la Jumbo Eye Pencil. Tra l'altro ho avuto una fortuna perché era uno dei pochi colori che mi mancava. Si chiama Pots and Pans, è il numero 603 ed è un argento fenomenale. Veramente sembra argento liquido. È super riflettente, veramente molto bello, bellissimo, veramente contenta. E poi l'ombretto della NYX ve l'ho fatto vedere, magari ve lo swatch un pochino più da vicino così si vede meglio. Questo è l'ombretto che a vederlo così dici colore sì, boh, e invece secondo me è un dorato veramente bellissimo, bello caldo, molto molto bello. L'eyeliner, vi swatcho da solo anche quello così lo vedete, non so se è waterproof perché non ho letto, aspettate che ci diamo un'occhiata. Studio Liquid Liner, no, non dice waterproof, però senza uno struccante bifasico non lo levate, per cui è molto valido, è un bellissimo colore, tra l'altro è tra il rame, il marrone e il bronzo, veramente molto bello. E poi mi ha portato di una marca che io non conoscevo e che gli hanno detto che non si trova, che è canadese, Lise Wattier, penso che si chiami, questa qua. Questo è un pennello per i glitter che io non avevo, tra l'altro, quindi cioè, veramente fantastico. È stato un tesoro. E da questo, se riesco a tirarlo fuori, ok, non ho ancora avuto modo di farli vedere, per cui facciamo un video unico così. Questo applicatore di gomma, di, non è gomma, di silicone così piatto. E insieme a questo mi ha portato lo Smoky Silver, che è un ombretto in crema silver. Questo qua, con il suo specchiettino, faccio vedere il colore, è molto bello, un bel grigio scuro. E sotto ci sono i... non sono glitter, secondo me, sì, sono glitter, niente. Vi dico, non l'avevo ancora aperto, li ho solo guardati, ma non... ero talmente stanca che non ho neanche apprezzato magari come lui avrebbe voluto, però giuro che li ho apprezzati tantissimo. Sì, sono glitter argentati. Ok. Che voi andate ad applicare con questo fichissimo pennello sull'ombretto in crema, in modo tale che, non lo so, perché io ho sempre avuto problemi ad applicare i glitter, non c'era verso di applicarli dove volevo io. E invece così, questa è la confezioncina, è veramente carinissima. E la marca è Lise Wattier. Questa qua, io non l'avevo mai sentita, ma dice che è made in Canada, Lise Wattier Cosmetics Canada, quindi bello, è una cosa super originale. E la NYX, che invece è americana, credo che sia americana quantomeno, sì, California, LA, Los Angeles, e made in Taiwan comunque, vabbè, comunque sia è americana. E basta. Questo è quanto. Un bacione a tutte, ciao ragazze!